Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. This week on Learning Questa settimana su Learning World ci occupiamo dell'impatto delle catastrofi naturali sulle vite dei giovani studenti. In alcune delle aree colpite, gli insegnanti stanno tenendo delle utili lezioni sugli eventi traumatici, sensibilizzando gli studenti sul tema della gestione delle catastrofi, insegnando loro a comprendere meglio l'ambiente e aiutandoli a superare la tragedia. Andremo in Giappone, Kenya e Italia. Dopo il disastro di Fukushima, il problema della contaminazione nucleare è entrato nel quotidiano di molte famiglie giapponesi. In numerose scuole si tengono corsi sulle radiazioni e su come evitarle. Ma fare tutto ciò senza provocare ulteriori traumi è una sfida difficile. Scopriamone di più in questo reportage. Mina Misoma si trova ad una ventina di chilometri da Fukushima. Nonostante la vicinanza al sito della centrale nucleare, la media delle radiazioni tocca un livello considerato sicuro da parte delle autorità. In un centro sportivo locale, gli alunni di diverse scuole materne stanno partecipando ad un evento sportivo. Il ruolo degli insegnanti è fondamentale per i bambini in periodi difficili come questo. Lavoriamo per aiutare la vita delle persone. Il compito degli insegnanti è quello di prendersi cura dei bambini e farli sentire al sicuro. Per noi è molto importante. Le famiglie sono continuamente a caccia sui media di informazioni sui rischi delle radiazioni nucleari. I bambini respirano quotidianamente questo clima di ansia. Se fanno domande noi rispondiamo, parliamo del pericolo e della paura. Quando compiono 5 anni cominciano a capire, ma all'asilo evitiamo di insegnare ogni cosa sulle radiazioni. Un altro insegnante pensa invece che i bambini debbano sapere tutto sulla minaccia del nucleare. Una volta ho mostrato loro un contatore Geiger e ho detto che sarebbe bello non doverlo usare. Ho aspettato la loro reazione e li ho visti interessati. Non li deludo. Spiego in termini semplici in modo che possano capire. Ho detto loro che è difficile, ma è difficile anche per noi insegnanti. La radioattività è davvero spaventosa. Colpisce i vostri corpi, attacca il DNA e lo spezza. Capite? La speranza è che per i bambini, una volta adulti, la paura della contaminazione nucleare sarà solo un ricordo, un'esperienza di vita che anche la scuola avrà insegnato a metabolizzare. In Kenya la siccità ha colpito quasi ogni settore, da quello alimentare a quello lavorativo. Ali è uno dei giovani le cui vite sono state sconvolte. Sfollato e costretto a vivere in condizioni disperate, crede ancora che si debba scommettere sull'istruzione per una vita migliore. Il reportage. Nel Kenya colpito da una grave carestia, l'istruzione è fondamentale per far sperare i più giovani in un futuro migliore. Mi chiamo Ali Youssef Omar, ho 16 anni e sono originario del Kenya. Siamo stati sfollati a causa della siccità, così come è successo a tutta questa gente che vedete. Ali e la sua famiglia vivono in un campo profughi. Durante il giorno, il ragazzo bada alle ultime capre superstiti del suo gregge. Sono le ultime nostre capre, sono 3, come vede. Prima della siccità ne avevamo oltre 200. In un disperato tentativo di salvare le loro ultime bestie in vita, Ali e i fratelli hanno nutrito le capre con pezzi di scatole di cartone trovate nella spazzatura di Wair, nel nord-est del paese.
Le condizioni di vita per la gente qui sono terribili. Mangiamo solo pappe di avena. Soffro perché la mia famiglia ha fame e io non posso fare nulla. Questa è la mia casa dove vivo con mia madre, 5 fratelli e sorelle. La volontà della famiglia di Ali è fargli proseguire il percorso scolastico nella speranza che possa trovare un buon lavoro. Ma riuscire a studiare in queste condizioni è un'impresa difficile. L'unica luce nella sua capanna è quella di una torcia. Eppure, i voti di questo ragazzo sono molto buoni. Preferisco le scienze e la matematica perché qualsiasi cosa si faccia sono più utili per trovare un lavoro. La mia famiglia prima poteva permettersi di pagarmi le tasse scolastiche, ora non so chi potrà farlo. Secondo l'ONU, la grave siccità nel Corno d'Africa sta affliggendo circa 12 milioni di persone. Le alluvioni in Liguria hanno spinto alcuni insegnanti di scienze a indagare le cause della catastrofe, realizzando con gli allievi esperimenti in laboratorio e sul campo. È un mezzo per spiegare loro l'ambiente e come prevenire i disastri naturali. Ecco il nostro reportage. Le cinque terre sepolte da fango e detriti, nelle immagini dei vigili del fuoco, a poche ore dall'alluvione che lo scorso 25 ottobre ha devastato uno dei più famosi siti patrimonio dell'umanità. Il 4 novembre le massicce precipitazioni hanno portato morte e distruzione anche a Genova. Cinque mesi dopo, gli studenti della scuola media Ubaldo Mazzini di La Spezia stanno seguendo un corso di scienze sperimentali che li sta aiutando a comprendere i danni subiti dal territorio e le cause della recente alluvione. Il ricordo della catastrofe è ancora vivo. Fra le 17 vittime liguri c'è un insegnante della scuola. È venuto a mancare un insegnante che abitava qua in Centro Spezia, che tornando da Genova si sono fermati a Brugnato e proprio lì l'ha colpita. Lei e suo marito sono stati colpiti da una piena d'acqua. Suo marito si è riuscito a salvare, lei è andata dispersa e poi dopo una settimana è stato ritrovato il corpo, che senza vita, ovviamente nell'acqua. In classe i ragazzi studiano la struttura del suolo, ne sperimentano la tessitura, la permeabilità, il pH. I campioni di terreno vengono prelevati durante sopralluoghi nella regione. È un progetto che ha come obiettivo una nuova didattica della scienza. Si basa sul fatto che abbiamo delle attività laboratoriali e quindi a fianco a quella che è la parte teorica si ha una sperimentazione sul campo. Una delle missioni dei ragazzi è a Borghetto di Vara. Qui l'alluvione ha ucciso più che in ogni altro luogo. I morti sono stati 7. I ragazzi devono fare un campionamento di suolo ai piedi di una frana. La giornata è molto piovosa, dunque si dovrà riporre più attenzione del solito. La massiccia cementificazione e la mancata manutenzione dei boschi sono fra le cause del grave dissesto idrogeologico della regione. Il progetto didattico è stato fortemente voluto dall'Ufficio Scolastico Regionale. Da grande a me piacerebbe comunque fare un lavoro comunque che si attiene all'ambiente. Infatti mi sono iscritto a un istituto per geometri per lavorare a stretto contatto con l'ambiente. Altra tappa è Brugnato. Qui c'è un cantiere che ha scatenato violenti polemiche. Quest'area doveva nel futuro essere un intervento significativo, un outlet. Ma come mai vogliono costruirlo se è una zona così ad alto rischio? Bella domanda, Filippo. È chiaro che questa zona adesso hanno verificato sperimentalmente, se vogliamo, che è a rischio e quindi molto probabilmente ci penseranno. L'outlet era stato progettato su un'area poi alluvionata. Nonostante la natura abbia già dimostrato l'insensatezza di questo progetto, i lavori sono stati solo temporaneamente bloccati. Sono errori come questi che i giovani devono cercare di non ripetere, imparando ad essere meno miopi dei loro padri.
In conclusione, uno sguardo alle vostre risposte sulla nostra puntata speciale sulla Russia. Alcuni di voi pensano che le scuole di formazione professionale continua possano dare un'opportunità in più agli studenti che hanno avuto problemi con l'istruzione superiore. Bene, è tutto. Non dimenticate di mandarci i vostri commenti su questa puntata. A presto! Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.